Allora, di nuovo buonasera a tutti. Inizio con darvi i dati aggiornati dei contagi da coronavirus sul nostro territorio. I dati sono aggiornati a ieri sera, non siamo ancora riusciti a scaricare dal portale di ATS quelli aggiornati a questa sera. 18 persone risultano attualmente positive sul territorio di Gorla Maggiore e ci sono 44 contatti di caso. In realtà io mi aspetto che le persone positive al momento siano 20, dalle informazioni che attendiamo, ma che verranno confermate probabilmente domattina, e i contatti di caso in realtà siano 64. I contatti di caso sono coloro che hanno avuto un contatto con una persona positiva e che a questo punto si trovano in quarantena, si dice cautelativa o preventiva. Alcuni dei casi positivi e dei contatti di caso sono legati alle nostre scuole, in particolare alla scuola elementare. In questo momento alla scuola elementare abbiamo tre classi in quarantena, che sono la seconda A, la quarta A e la quarta B. La seconda B oggi è rimasta isolata a seguito di un caso di contagio che si è verificato ieri domenica, riprenderà le lezioni a partire da domani. Ovviamente le lezioni sono rimaste sospese anche per la seconda B, in quanto si sono dovute reperire le dovute supplenze, in quanto lo stesso personale insegnante è chiaramente in quarantena. Quindi, ricapitolando, in questo momento sul territorio ufficialmente abbiamo 18 casi positivi e 44 persone inserite tra i contatti di caso. In realtà io mi aspetto che dalle informazioni che abbiamo anche attraverso i medici di famiglia ci siano 20 persone positive e 64 contatti di caso. Da domani verrà isolata anche una sezione da 8 bambini della scuola materna, in particolare del nido. Come sapete, il nido è diviso in tre sezioni che sono state studiate appunto per far fronte all'emergenza coronavirus. Si è verificato un caso di positività in una di queste sezioni con 8 bambini e pertanto da domani questa sezione verrà isolata. Non ci sono mai stati contatti tra le diverse sezioni, quindi questo ci consentirà e consentirà alla nostra scuola materna e al nido di andare avanti con l'operatività dei giorni passati. Visto la notevole crescita del numero dei contagi anche sul nostro territorio, insieme alla Giunta questa mattina abbiamo deciso di riattivare il COC, il Comitato Organizzativo per l'Emergenza Comunale, supportato dai volontari e dal responsabile della nostra Protezione Civile. Quindi a questo punto, nei prossimi giorni, saremo in grado di garantire maggiore operatività e maggior risposta ai bisogni, soprattutto delle persone che si trovano in quarantena e risultano essere positive. Il COC garantirà un'operatività dalle 8 alle 18, risponderà al numero che molti di voi già conoscono, 0331 108 16 45. Come avrete visto, oggi pomeriggio abbiamo montato la tenda in piazza. Qualcuno mi ha chiesto se a Gorla facciamo i tamponi. No, quella tenda non è destinata ai tamponi, quella tenda è destinata ai volontari della Protezione Civile, perché noi non possiamo permetterci di portare i volontari all'interno del Palazzo Comunale come abbiamo fatto durante l'emergenza Covid. Oggi siamo sicuramente più organizzati, i percorsi devono essere separati e dobbiamo evitare a questo punto che ci siano delle interferenze che possano amplificare eventuali casi di contagio anche all'interno del comune e fuori dal comune. Questo è il motivo per cui vedrete da oggi, fin sicuramente il 24 novembre, fino alla durata quindi del DPCM del 24 ottobre, che è stato emanato dal Presidente del Consiglio nella giornata di sabato, vedrete quindi questa tenda in piazza che ha appunto questo scopo. Vi do altre due informazioni. Una riguarda il centro diurno anziani. Il nostro centro diurno ha riaperto nel rispetto di tutti i protocolli sanitari emanati da Regione, da ATS, lo scorso lunedì con tre utenti. Questa settimana siamo pronti per ospitare altri tre utenti, quindi arriveremo ad un numero totale di 6 utenti. Ovviamente stiamo vigilando sull'evoluzione della situazione
emergenziale. In ogni caso, nel rispetto di tutte le normative anti-Covid, il nostro centro diurno è stato riaperto per garantire appunto una risposta, ovviamente anche se limitata, ma per garantire una risposta. Da ultimo, in merito alla commemorazione dei defunti delle grandi guerre, che è prevista per il 4 novembre, abbiamo deciso di anticiparla domenica 1 novembre. Gli inviti sono stati estesi in maniera limitata ai soli consiglieri comunali e a pochi rappresentanti delle associazioni combattenti. Non ci saranno cortei in rispetto della normativa Covid. Ci troveremo al cimitero alle 9:30 di fronte al monumento dei caduti e dopodiché andremo di fronte al monumento dei caduti della Prima Guerra Mondiale per una preghiera, una benedizione e il discorso del sindaco. Per ora vi ringrazio, manteniamo questo appuntamento serale del lunedì per tutti gli aggiornamenti che riguardano l'emergenza coronavirus e per quelle che saranno chiaramente le novità che dovessero esserci. Chiedo a tutti il massimo rispetto delle regole, lo chiedo soprattutto ai più giovani. Abbiamo ricevuto moltissime segnalazioni da cittadini che ci davano indicazione del fatto che molti giovani non rispettassero le distanze al Parco della Meridiana, in piazza, di fronte all'androne della biblioteca. Abbiamo attivato i pattugliamenti della polizia locale, non possiamo permetterci di sbagliare e pertanto tutti coloro che non rispetteranno le regole verranno sanzionati. Non è nostra intenzione chiudere spazi pubblici, ma è nostra intenzione vigilare assolutamente sul fatto che le regole vengano rispettate. Non entro nel merito del DPCM emanato, perché credo che già tutti i mezzi di comunicazione abbiano dato grande spazio a quelle che sono le nuove regole. Ricordo ancora, prima di terminare, il numero del COC, Comitato per l'Emergenza Comunale, che è stato riattivato da stamattina grazie al supporto della Protezione Civile e al supporto di alcuni dipendenti comunali. Il numero è 0331 108 1645. Da domani sarà attiva la possibilità di una spesa a domicilio solamente per i malati Covid, quindi con tampone positivo, quindi non per le persone in quarantena. Noi siamo in grado in questo momento di dare supporto attraverso il COC e la Protezione Civile alle persone che sono risultate positive al tampone. Vi ringrazio ancora, siamo chiaramente disponibili, non è possibile incontrarmi fisicamente in comune, è possibile però incontrarmi attraverso delle videoconferenze, è possibile incontrarci attraverso delle telefonate, abbiamo ridotto al minimo chiaramente i contatti anche per preservare la salute delle persone che lavorano con me. Grazie di tutto e buona serata e soprattutto buona settimana, grazie.